Daddy, I have had to kill you. You died before I had time. Marble heavy, a bag full of God, ghastly statue with one gray toe. Io e Ludovico non ci eravamo mai incontrati nella realtà, ma in un futuro inverosimile abitavamo in una villa con piscina. Avevamo pure un cagnolino che scodinzolava non appena ci vedeva varcare il portoncino d'ingresso. Lo avevamo chiamato Huckleberry. L'omaggio al celebre romanzo di Mark Twain era stata una mia idea, ma per i nostri amici e parenti era una bella trovata che avevamo avuto insieme. Il nostro psicoterapeuta di coppia lo avrebbe considerato un dettaglio interessante, un segno inequivocabile della nostra affinità elettiva. Ma era arrivata l'ora di andare avanti veloce e partorire i nostri gemelli, che avrebbero avuto dei nomi bizzarri come Kim Kardashian e Kanye West, che avevano chiamato la loro primogenita Northwest. Stando sempre al nostro terapeuta, il parto mi avrebbe aiutata a esorcizzare la pulsione di morte, ma non credo sia così. Anche perché Herr Freud ho avuto l'onore di conoscerlo di persona negli ultimi tempi ed è più progressista di quanto non l'abbia voluto fare apparire il femminismo degli anni 70. I suoi interventi nella mia vita assomigliavano un po' a quelle sedute di psicoanalisi improvvisate che fanno i giudici di Masterchef mentre il concorrente sta tagliando la cipolla per fare il soffritto. Non l'avrebbe preso come un complimento, Herr Freud. O forse sì. Comunque sapete, era buffo e tragico, ma pensavo spesso a Ludovico come all'unica persona che mi avrebbe potuto aiutare a uscire dalla mia dipendenza. Ludovico mi sarebbe venuto a prendere con una macchina dai vetri oscurati, avrebbe riempito il borsone di pelle per me e mi avrebbe portata in una di quelle cliniche in Svizzera dove si disintossicano le celebrità e i ricchi. Sul lettino insieme a Mick Jagger avevamo tutti e due la flebo nel braccio e stavamo facendo la pulizia del sangue. Mick mi sembrava davvero contento di ripulirsi il sangue insieme a me. Ma stava per scoccare la mezzanotte. Potevo farmi di nuovo e poi scrivere a Ludovico.